12 elettric motor news, si avvicina il China Auto Show 2010 a Pechino e Citroen presenta una nuova vettura, la Metropolis, e noi la vediamo in questo primo servizio della nuova puntata numero 12 del 2010 di questo nostro programma televisivo dedicato ai veicoli ecologici. Vediamo. La scorsa domenica 18 aprile, qualche giorno prima dell'inizio del Salone dell'Auto di Pechino, Citroen ha presentato a Shanghai Metropolis, il suo primo concept car progettato dal centro stile della marca creato in questa città nel 2008. Questo evento è solo il primo di una lunga serie: Salone dell'Auto di Pechino, Esposizione Universale di Shanghai, occasioni in cui Citroen ricorderà a tutti la sua strategia di crescita in un paese che è diventato il primo mercato mondiale. Presente in Cina da quasi 20 anni, Citroen è tra i leader in questo paese che dal 2009 è il principale mercato automobilistico del mondo e il secondo per la marca, che nel 2009 ha ottenuto risultati record: 165.000 consegne più 57,5%. Questa performance, che supera quella del mercato più 54%, fa di Citroen una delle marche di maggior successo in joint venture. Una dinamica che Citroen intende portare avanti anche nel 2010 e che è già ben avviata, come dimostra il nuovo record di consegne nel primo trimestre, doppio rispetto ai primi 3 mesi del 2009. Per raggiungere tali obiettivi, la marca farà leva sullo sviluppo della rete. Alla fine di marzo, Citroen è già presente in 210 città ed ha l'obiettivo per la fine dell'anno di arrivare a 230, soprattutto nelle zone in cui la marca non è ancora presente. La rete, inoltre, sta adottando rapidamente la nuova immagine Citroen. I 27 punti vendita attuali diventeranno 200 entro la fine dell'anno. Farà anche leva sui prodotti. Infatti la famiglia C-Elysée e la famiglia C4 stanno riscuotendo un notevole successo. Con la Citroen C5, le cui consegne sono iniziate all'inizio dell'anno, Citroen copre già il 70% del mercato. Metropolis è il nuovo concept car presentato dalla marca. Questo concept car è stato concepito interamente dal team di design internazionale Citroen, con sede a Shanghai dal 2008, per soddisfare al massimo le aspettative di un mercato in piena espansione. Dal 1 maggio al 31 ottobre, in omaggio allo straordinario sviluppo del paese, Metropolis sarà presente all'Esposizione Universale di Shanghai nel padiglione francese. Limousine, dal design elegante e dalle linee armoniose, Metropolis si ispira all'imponenza, allo spirito d'avanguardia e al dinamismo di tutte le grandi megalopoli dal fascino indiscutibile. Desiderosa di combinare stile e rispetto per l'ambiente, la marca ha dotato il concept car di una catena di trazione ibrida plug-in. A partire dal 23 aprile, Citroen sarà presente anche al Salone dell'Auto di Pechino. 16 vetture, di serie e concept car, saranno esposte su uno stand molto Creative Technology, che avrà come tema l'ambiente. We'll be right back.